Buon pomeriggio a tutti da Barbara Palombelli. Il 3 settembre scorso, e io lo ricordai in una delle primissime trasmissioni nostre di 28 minuti, ci ha lasciato Alessandra Bisceglia. Alessandra aveva soltanto 28 anni, quando era molto più giovane mi aveva scritto una bellissima lettera, e in questa lettera c'era la storia di un'ambizione, quella di diventare, nonostante la carrozzella, nonostante la sua malattia vascolare contratta fin dalla nascita, le dava pochissima speranza, aspettativa di vita, come dicono i medici, voleva diventare una giornalista, ma soprattutto voleva arrivare in Rai, e in qualche modo, grazie ai nostri direttori, grazie a Sergio Valzania, grazie a tutte le colleghe e agli amici qui di Radio 2, organizzammo tutto per farla iniziare a lavorare con noi. Ma Alessandra naturalmente non si accontentò di un lungo stage qui nella nostra trasmissione 28 minuti e voleva andare avanti, quindi grazie al Corriere della Sera, alla convenzione con l'università, l'UMSA che Alessandra frequentava, riuscì a fare uno stage anche lì, e anche lì ha dato tantissimo, come la nostra trasmissione. E poi ha fatto carriera senza mai far pesare nulla a nessuno, con la sua faccia sorridente, sempre truccata, sempre perfetta, sempre bellissima, è arrivata fino a diventare autore di Domenica In di Lorena Bianchetti. Quindi ha fatto una breve, intensa e meravigliosa carriera. Essere stata la madrina di Alessandra è uno dei motivi, diciamo, per cui, quando si dice motivi per cui vale la pena vivere, io ne ho tanti, ma questo è uno dei più forti. E allora poi noi che siamo rimasti la vogliamo ricordare, e la vogliamo ricordare in tanti modi. Un modo, i colleghi dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata hanno istituito un premio giornalistico Alessandra Bisceglia, ma noi che lavoriamo nello spettacolo e che l'abbiamo conosciuta abbiamo anche creato un comitato presieduto da Lorenza Lei, e Lorenza è soprattutto una donna molto buona, e allora ha creato con tutti noi questo comitato, e questo comitato si incontrerà in una bellissima serata martedì 14 aprile, passate le vacanze di Pasqua, al Teatro Sistina di Roma, perché Massimo Romeo Piparo, che è un grandissimo regista di spettacoli, è stato, se vogliamo, l'inventore un po' in Italia del musical di Ballando sotto le stelle e di tantissimi altri grandi successi, ha dedicato la sua grande prima del musical Cenerentola, che ci sarà al Sistina nella prossima, appunto dopo Pasqua, nel mese di aprile, proprio ad Alessandra.